Allora io vorrei chiedere, Presidente, tramite lei, alla Presidente del Consiglio, visto che si è recata presso il Presidente della Camera per parlare di ristabilire la centralità del Parlamento, come questo Parlamento deve interloquire con la Presidente del Consiglio, leggendogli la sua agendina, leggendo gli appunti di Giorgia, vedendo le sue dirette Facebook, le sue conferenze stampa. È questa la sede con cui la Presidente del Consiglio deve confrontarsi con il Parlamento e quindi con i cittadini italiani. Qui il punto non è se oggi stiamo a chiedere la revoca delle deleghe di entrambi e le dimissioni del collega Donzelli dalla Copasir, dal suo ruolo al Copasir. Certo che le chiediamo, anzi le diamo per scontate. Qui veniamo a lei, signor Ministro. Ministro, di fronte ad un suo sottosegretario che ha dimostrato di non svolgere il suo mandato in armonia con i compiti e le funzioni assegnati dalla Costituzione al suo dicastero, dopo aver ascoltato la sua informativa, non ci è chiaro se continua a nutrire fiducia nei confronti di questo sottosegretario. Per noi è evidente che i cittadini non possono sentirsi garantiti e rassicurati da chi maneggia informazioni così delicate, con ingenua disinvoltura, ci lasci dire, con calcolata spregiudicatezza politica. Questa è la cosa più grave. La sua reticenza, Ministro, ha il sapore della complicità. Dovrà risponderle non al Movimento 5 Stelle, ma ai cittadini. La domanda politicamente più corretta è: dov'è Matteo Salvini? Perché continua a scappare dal Parlamento come un coniglio e a non assumersi le sue responsabilità? Salvini venga a rispondere a queste domande, altrimenti, se ritiene di rispondere soltanto a se stesso, si guardi allo specchio e si dimetta. Vorrei dire alla Presidente Meloni che oggi, 9 giorni e 72 morti dopo queste catombe, non serve che vada a Cutro a fare un CDM spot per pulirsi la coscienza. Vede, signor Ministro, non serve la propaganda, serve senso dello Stato, senso delle istituzioni, uno spessore civico e morale che Giorgia Meloni, madre, donna e cristiana, semplicemente non ha. Ma scusate, Presidente Meloni, chi, glielo chiedo visto che è entrata, chi in quest'Aula e negli ultimi 10 anni ha utilizzato le morti in mare per fare propaganda sulle spalle della povera gente? Non noi, Presidente! Non il Movimento 5 Stelle, che non crede che questo governo debba essere indagato per strage colposa. Ma vede, io da rappresentante delle istituzioni, quando mi sono trovata di fronte alle bare dei naufraghi del Palamilone, non mi sono sentita a posto con la mia coscienza. Non mi sono sentita a posto con la mia coscienza perché il pensiero che lo Stato avrebbe potuto salvarli mi devastava. Perché che qualcosa non abbia funzionato è evidente e voi non siete stati in grado nemmeno di dirci dove e cosa non ha funzionato. Ma non per trovare un colpevole, Presidente, noi non vogliamo incriminarvi, non vogliamo indagarvi, non vogliamo denunciarvi. Vogliamo solo capire per evitare in futuro che possa ancora capitare che un caicco di legno sovraccarico di persone a 100 metri dalla riva con il mare forza 4 non sia stata soccorso e che le morti innocenti si possano evitare. Quindi io non riesco ad avere la coscienza pulita e sa, Presidente, forse penso che in fondo abbia ragione chi crede che lei non sia volutamente andata a Crotone per non trovarsi di fronte a quelle piccole bare bianche a tu per tu con la sua coscienza e con l'umanità di una madre. Perché lei ha detto che questa opposizione danneggia la nazione. L'opposizione, e lei lo sa bene, in una democrazia fa il suo mestiere. Noi non vogliamo fare un'opposizione scomposta. Noi vogliamo fare opposizione con misura, con rispetto delle istituzioni, con delle proposte, ma non pretenda che da questa parte si sorvoli rispetto a tutte quelle azioni politiche che noi riteniamo errate se non dannose per l'Italia. Quindi, Presidente, voglio rassicurarla, non si preoccupi, noi non le emuleremo. Grazie. Con le infrastrutture non si scherza, anzi non si gioca, quindi se ci vuole giocare... No, giochi no, con dai, questo, Ministro. Baldino, la ringrazio. E lasci stare il suo ministero. La ringrazio. E oggi voi mi venite a dire che non c'è nessuna urgenza per ripristinare l'opera e far uscire Longobucco dall'isolamento. Mi venite a dire che valutate l'opportunità di promuovere un ripristino.
Ma avete mai provato a vivere in un paese dal quale non si può uscire? Avete mai provato a vivere in un paese dove se vi prende un infarto siete morti, perché l'ambulanza non potrà mai arrivare in tempo? Avete mai provato a vivere in un paese dove se hai un figlio disabile sei lasciato totalmente da solo, perché non soltanto lo Stato non ti aiuta, ti chiude pure la scuola? No, Presidente, io questa riformulazione non la posso accettare, perché non voglio essere complice dell'ennesima presa in giro della politica tutta, da destra a sinistra, che in 30 anni ha usato la Calabria solo come urna elettorale per portare qui persone che il nome Longobucco non lo sapevano neanche pronunciare, che ha lasciato la Calabria abbandonata a se stessa e al suo destino, anzi con la sola possibilità di salvarsi andando via da lì per fare la ricchezza di altri territori. Quindi io la riformulazione non l'accetto e chiedo che venga messa al voto, perché sia chiaro a tutti che non è un'urgenza di questa maggioranza riportare Longobucco fuori dall'isolamento e attribuire ai cittadini null'altro che i propri diritti di cittadini di un paese civile. In questa commissione d'inchiesta che voi avete scritto non c'è un riferimento alle regioni. Le regioni sono totalmente escluse dal campo di indagine di questa commissione d'inchiesta. Questo vuol dire che l'obiettivo di questa commissione non è quello di indagare su cosa non abbia funzionato per fare in modo che quello che è accaduto non accada più. L'obiettivo di questa commissione d'inchiesta è duplice, Presidente. Da una parte solleticare gli appetiti dei Novax che vi hanno votato e quindi adesso vogliono avere un tornaconto, e dall'altra utilizzare questa commissione come una clava politica nei confronti di chi oggi è all'opposizione. Piuttosto che trattare veramente con i guanti il PNRR, uno straordinario piano di rilancio e di rinascita del nostro paese, faticosamente ottenuto quando tutti ci dicevano di prendere il MES, siamo riusciti ad ottenere per la prima volta debito comune europeo per aiutare paesi in difficoltà, e tante volte in quest'aula nella scorsa legislatura ho sentito anche per bocca di esponenti dell'attuale maggioranza di vigilare sull'utilizzo di questi fondi, che non vadano nelle grinfie della criminalità organizzata. Ma come lo facciamo questo? Eliminando i controlli? Eliminando i controlli interni, eliminando i controlli esterni, quelli concomitanti, quelli successivi? Volete addirittura abolire l'abuso d'ufficio? Come facciamo ad evitare che questi soldi finiscano nelle maglie della corruzione? Come possiamo evitare che all'interno degli appalti si annidino conflitti di interessi e le mani della criminalità organizzata? Ce lo ha detto oggi anche il procuratore nazionale antimafia Melillo, ascoltate almeno pure lui, ascoltate gli esperti cosa vi dicono, perché questa occasione non ci capiterà mai più, e a quel punto i veri responsabili, a quel punto sì, sarete voi, perché non potete più nascondere la polvere sotto il tappeto quando verrete posti di fronte alle vostre responsabilità e alla vostra incapacità che state dimostrando sfuggendo dalle vostre responsabilità. Prima o poi non potrete più sfuggire, il paese ve ne chiederà conto. Meloni e Salvini nottetempo hanno cancellato i controlli sul piano da 200 miliardi, che su cosa si basa? Sugli eurobond. Allora mi chiedo, ma chi vilmente utilizza il favore delle tenebre per fare loro porci comodi? Non il presidente Conte, sicuramente, non il Movimento 5 Stelle, non il governo giallo-rosso che in quel momento cercava di portare in sicurezza il paese. La verità però, cari colleghi e care colleghe, la verità sempre più amara è questa, che la presidente Meloni e la Lega di Matteo Salvini erano al governo, nel governo Berlusconi, quando si istruì la pratica del meccanismo europeo di stabilità e approvò lo strumento. La presidente Meloni era ministro del governo che approvò lo strumento. Ecco, io oggi qui voglio portare la voce di quella studentessa, di milioni di studentesse e studenti, ma anche di lavoratori e lavoratrici fuori sede, che continuano a chiedersi il perché la Repubblica non abbia ancora rimosso quegli ostacoli. Oggi, che non sono più la studentessa fuori sede che 10 anni fa si poneva quelle domande, ma sono una parlamentare della Repubblica, sento forte che è mio, che è nostro compito dire a quei milioni di ragazze e ragazze, per lo più giovani appunto, che gli ostacoli si possono e si devono rimuovere, e che per me
per noi il loro voto è importante. Ci avete dimostrato di avere un grande talento nei giochi di prestigio. Siete dei prestigiatori, perché questa tassa sugli extra profitti, tanto sbandierata in un caldo agosto folle tra una Sant'Anchè a bordo piscina e un Vannacci, non esiste più. Nel provvedimento che stiamo approvando oggi la tassa sugli extra profitti non c'è più, l'avete fatta sparire. Perché, diciamocelo chiaramente, perché io credo che voi, nella disperazione di queste persone, non vedete un problema. Voi vedete un'opportunità per fare cassa, così come avete fatto cassa con la benzina, dove avete promesso di tagliare le accise in campagna elettorale. Appena arrivati avete tagliato lo sconto sulle accise, avete di fatto fatto extra profitti voi per 6 miliardi di euro senza gli date indietro solo qualche spicciolo, e lo sbandierate anche come una grande cosa. Vi abbiamo dato una mano. Allora noi ci chiediamo, ma forse avete una percezione distorta della realtà? In che mondo vivete? Anche se, del resto, se avete un ministro che pensa che i poveri mangino meglio dei ricchi, forse pensate che queste persone vivano in una reggia. E allora voglio farvi una domanda che si chiedono tutti i cittadini. Ma com'è che quando chiedete i soldi alle banche lo fate su base volontaria e quando invece li chiedete ai cittadini dovete prenderli per forza e diventa obbligatorio? Questa è una domanda che io mi faccio da cittadina. La verità, però, purtroppo, sapete qual è? È che quello che non state facendo, non solo sui mutui, ma anche sul carburante, sul caro libri, sul caro carrello, altro che carrello tricolore, è semplicemente vergognoso. Quando noi eravamo al governo, il nostro monito era che nessuno doveva rimanere indietro. Abbiamo teso le mani agli ultimi, li abbiamo accompagnati per colmare le disuguaglianze. Voi invece che cosa state facendo? Le state prendendo quelle persone e le state accompagnando in coda alle vostre priorità, e loro se lo ricorderanno sempre.